A riprova che è sempre una questione di scelta, perché poi nella vita si arriva a un punto in cui bisogna scegliere e se ci pensiamo accade quasi sempre. Anche qui c'è una scelta, perché questo è un luogo che era stato usato in un modo forse non consono. Questo era un luogo dove dei giovani venivano e insomma non davano, diciamo, il meglio di loro stessi. E noi eravamo preoccupati perché c'erano anche degli estremi di qualche possibile atto delittuoso, insomma, i vicini erano scontenti. E allora anche qui c'era una scelta da fare. Avremmo potuto chiudere, transennare, mettere 30 telecamere, mettere il filo spinato, chissà, mettere la corrente elettrica e impedire, alzare dei muri. Oppure, e anche qui c'è stata la scelta, rendere questo un luogo di cultura, un luogo di pensiero, un luogo dove oltre ad avere un certo tipo di fruizione ci sia anche l'occasione magari per un pensiero importante, un pensiero positivo. E allora questa è stata la scelta che noi abbiamo fatto e permettetemi di dire che io sono orgoglioso di questa scelta, perché questa è sicuramente la scelta giusta. E allora io ringrazio il mio assessore, la mia assessora, non ho capito ancora come si dice, ma non importa, e ringrazio Alessia, ringrazio la nostra Lucia, ringrazio però tutti i miei assessori che so hanno collaborato per la riuscita di questo Giardino dei Diritti, questo bel posto dove spero che i cittadini, ma soprattutto i giovani, ora e quando poi usciremo da questo maledetto periodo, possano venire qui a passare il tempo e magari a pensare ad una di quelle parole che sono scritte, che sono scolpite nella terra. Grazie a tutti e in bocca al lupo a questo giardino, meraviglioso Giardino dei Diritti. Grazie Lucia. Amici di Cervignano, cogliamo l'occasione dell'inaugurazione del Giardino dei Diritti per ringraziarvi dell'esserci stati vicini con costanza, coerenza e discrezione fin dall'inizio della tragedia che ci ha colpiti e che ha colpito la nostra famiglia. Siamo onorati che le prime parole che faranno parte del nuovo giardino e del sentiero saranno giustizia e verità, accolte dalla panchina dipinta del giallo di Giulio, a rappresentare la ricerca della verità e la denuncia delle violazioni di tutti i diritti umani. Non potremo essere con voi nel momento dell'inaugurazione, ma desideriamo quanto prima sederci sulla panchina gialla e successivamente su tutte le altre panchine. Pensiamo che possa offrire un'esperienza di riflessione sia personale che di condivisione. Auguriamo che i semi dei fiori sparsi dall'artista Egle Oddo, diventino moltiplicatori di consapevolezza e di coscienza nei confronti della centralità dei diritti umani e della loro costante tutela. Con affetto e con profonda riconoscenza, i genitori di Giulio. E adesso possiamo continuare a chiacchierare ancora un poco, a godere di questa bella giornata di primavera. C'è una cosa che lega un albero, la natura, i libri e i diritti, se vogliamo, e se vogliamo metterci anche gli spazi urbani, che quando li facciamo, quando li seminiamo, quando scriviamo un libro, non lo doniamo al futuro, lo sviluppo e chi raccoglierà i frutti e chi godrà del nostro lavoro.
potrà arrivare fra 10 anni, fra 100 anni. Noi non sappiamo quando arriverà, dobbiamo avere la fiducia che le nostre azioni siano di aiuto a chi verrà poi. Un po' l'immagine che mi viene oggi di questo spazio è un po' questa: unire idee, buoni propositi, intenti che gioveranno alle generazioni future, negli anni futuri, a chi passerà qui, di qui, persone che non conosciamo ora e che forse mai conosceremo, ma con cui saremo in connessione attraverso questo spazio. La bellezza, secondo me, di questo giardino è che è nato da un pensiero che ha messo insieme, in un pensiero comune, condiviso, tante persone. E quando l'attività, qualunque idea, è così partecipata, costruita, pensata, e ognuno ha dato il suo contributo, la bellezza si vede quando tutto è in equilibrio e quando tutto ha un significato profondo. Allora è nata l'idea in quell'ufficio là, e affacciandoci più volte insieme all'assessore alla cultura, vedendo le attività bellissime che vengono svolte in questo spazio e pensando al sindaco quando si era affacciato tanti anni fa e aveva detto: ma perché non facciamo una bella cosa in questo giardino? E io ero stata un po' reticente, gli avevo detto: ma è difficile, perché è aperto, perché non è controllato, vedi cosa succede. E lì avevamo fatto un intervento minimo, la pedana, quella per gli spettacoli. E quando con l'assessora ci affacciavamo, dicevamo: non è abbastanza, non è abbastanza bello. E abbiamo chiamato degli amici, degli artisti. Il primo è stato Mattia, che aveva già fatto l'anno scorso questo intervento meraviglioso, e questa che state ammirando è la sua opera, che considero proprio, essendo in un giardino, una propaggine del muro della biblioteca. Ci sono questi segni così astratti, questi sentieri. Il progetto iniziale anche di questo muro è molto significativo, perché nasce da un carcere minorile, e quindi già lì siamo partiti con i diritti. E Mattia ha detto: ditemi cosa posso fare. Noi abbiamo un'altra amica artista, che è Orietta Masin, dell'Arci, e quindi naturalmente abbiamo chiamato l'Arci, perché l'Arci è organizzato da più di 15 anni in questo territorio, una rassegna d'arte contemporanea importante, all'avanguardia, che ha visto il grande sostegno, dov'è l'altro assessore alla cultura? Eccolo lì, Marco Cogato, che ha sempre sostenuto questa rassegna d'arte contemporanea, e della precedente, oggi vice sindaca, ma assessora alla cultura al tempo, quando l'Arci ha cominciato, insomma, con questa rassegna. Per me è bello avervi tutti qui, per quello dico, questo giardino è il pensiero di tante persone, e quindi l'Arci ha messo il suo contributo in altre idee. E poi abbiamo un altro artista, sempre, io li chiamo amici della biblioteca, mi piace dire amici della biblioteca, che cura la grafica di tante iniziative della biblioteca, anche tutte le locandine che vedete adesso, quelle della pandemia, le ha fatte David Strussia. E abbiamo chiamato anche lui, e ognuno ha dato il suo contributo. Abbiamo discusso le parole, abbiamo discusso i colori. Quella panchina dove sono seduti loro è stata l'ultima, non era in programma, ma alla fine metti quella, la panchina arcobaleno, metti quella arancione del coraggio, quella rossa per le donne, quanto abbiamo pensato alla frase da mettere sotto la panchina delle donne, e alla fine insieme abbiamo avuto questo risultato del mai più, che ci ha molto soddisfatto, ma la prima, come ha ricordato il sindaco, è stata giustizia per Giulio Regeri, e poco distante verità, con l'idea che questi sentieri colleghino le panchine, i diritti, i colori, le parole, perché siamo in una biblioteca, quindi le parole sono la cosa fondamentale. E altro valore aggiunto, per me meraviglioso, che all'interno del giardino dei diritti c'è un altro giardino, quindi un giardino nel giardino, giardino evolutivo, che 2 giorni fa ha inaugurato, ha proprio creato sotto i nostri occhi
Egle Oddo, che ha questa amicizia con Cervignano, ma che ora vive altrove. E allora avere la biblioteca, che ogni giorno parla di diritti a tutti, un giardino evolutivo dove vedremo semi diversi crescere, perché ci saranno semi di coltivazioni, ci saranno semi rupestri, semi che magari non abbiamo mai visto, e noi staremo a guardare cosa accadrà in questo giardino di contaminazione di specie diverse. E tutto è andato come ce lo immaginavamo, perché mentre questo giardino evolutivo è stato creato da Egle, c'era un bambino alla finestra che lo ammirava. Infatti la panchina azzurra dedicata all'UNICEF è stata l'ultima che abbiamo messo. E quel bambino che era l'unico spettatore, oggi siamo in tanti, abbiamo consegnato quel giardino lì, proprio giardino evolutivo, perché anche i diritti che qui rappresentiamo cresceranno insieme a quel giardino, insieme a specie diverse che si contamineranno e che speriamo possano convivere bene. E l'ultima cosa che mi piace dirvi, a me questo posto emoziona tanto perché è come ce l'avevamo immaginati con Alessia, che ci permettesse di parlare ogni giorno alle persone, perché si affacciano e ci chiedono: ma cosa state facendo? Ma perché il giardino dei diritti? E qualcuno ha detto: i diritti e i doveri, dov'è il giardino dei doveri? E questo per noi è stato un modo per dire: no, partiamo dai diritti, ma questo in questa biblioteca ci permetterà di parlare ogni giorno e di immaginare delle cose diverse. Ecco, quindi io sono felice di lavorare in questo posto, con questa sensibilità, con questa arte di aver conosciuto queste persone, con questa arte così di impegno, e ci tenevo. Io non amo parlare in pubblico, ma siamo tra amici, tra tutti amici della biblioteca, e quindi volevo ringraziare tutti i presenti, perché sono tanti, ecco, che hanno partecipato, e non ultimo il nostro regista, che oggi ha rubato un giorno il suo lavoro per venire qua a documentare anche questo momento. Quindi scusatemi se ho preso la parola, ma dell'emozione di tutti mi sembrava giusto ringraziare tutti i partecipanti. Grazie. Io sono Mattia Campodall'Orto, qui a Cervignano del Friuli, nel cortile della biblioteca del centro civico, ho creato l'opera Sentieri. È un'opera che dialoga con un murales che ho creato nel 2020, intitolato Acqua che scorre forever. Riprende degli elementi geometrici, astratti, e li trasforma in sentieri, appunto. Questi tracciati che partono dalle panchine colorate che rappresentano simbolicamente i diversi diritti, e poi sono rafforzate dalla presenza di parole importanti come verità, giustizia, libertà, e li portano a intrecciarsi, quindi le parole si mescolano, i diritti dunque sono legati gli uni agli altri, non sono idee astratte, indipendenti, ma sono percorsi sui quali noi dobbiamo impegnarci, e sono percorsi incompleti. Queste striature si interrompono, si biforcano e poi si riprendono un po' più in là, a rappresentare il fatto che i diritti non sono dei valori scontati, ma sono dei percorsi, appunto, degli obiettivi ai quali dobbiamo sempre tendere, e fanno parte di un percorso dal quale non dobbiamo mai distoglierci, anzi, abbiamo la responsabilità di tracciarli.